Favorevole o contrario all'abolizione del finanziamento? Prima domanda, seconda, questo decreto del Presidente del Consiglio le piace? Sono favorevole all'abolizione e vorrei precisare, a mio avviso, quelli che sono alcuni vizi, nel nostro concepire i partiti. Noi siamo in un sistema dove si concepiscono i partiti come se fossero il Deus ex machina, che devono fare tutto. Tutto in Italia passa attraverso i partiti. Per cui si immagina che i partiti devono a tutti i costi, un po' come le banche, si dice no, le banche non possono fallire, non devono essere messe nella condizione di fallire. Si immagina che i partiti devono a tutti i costi essere, diciamo, il pilastro fondante delle istituzioni. I partiti sono delle associazioni non riconosciute che rappresentano chi li vota, chi sceglie di identificarsi in un programma. Io sono per un depotenziamento Aspetti della perché mi dicono realtà che dei il suo partiti. microfono non funziona. Venite con un gelato o faccio... A posto, prego. Bene, io sono per il. Gelato e microfono a mano, se Sì, no sì, sì. pensa che questo è un bar, non è una gelateria. Prego. Sono per il depotenziamento del ruolo dei partiti in seno alla società e per la crescita di altri canali attraverso cui i cittadini, come dire, Si sentono rappresentati. realizzano le proprie aspettative. Poi vorrei aggiungere anche questo. A me non sembra che in presenza del finanziamento, del rimborso elettorale, come hai correttamente precisato prima, i partiti non facciano riferimento a dei poteri forti o a delle realtà che si identificano, a mio avviso, legittimamente in questi partiti. C'è quell'aberrazione di cui Antonio Di Pietro parlava prima, e cioè che i potentati danno a 360 gradi a tutti per accattivarsi le simpatie, di tutti. Quella è una forma di corruzione. Però che ci sia una identificazione tra alcune realtà imprenditoriali o alcuni cittadini in dei Cioè tu partiti che dici c'è rappresentano, già questa. questo c'è già, ma voglio aggiungere che non lo considero un fatto negativo. Cioè, se un partito politico soddisfa quella che è la mia aspettativa, legittima in quanto espressione di una realtà produttiva Certo. nel paese, è bene che venga fatto alla luce del sole, che ci sia trasparenza, che ci sia chiarezza, ed è bene che Come il avviene in partito, America? Come avviene in come avviene in America? America, con delle regole. È chiaro che ci devono essere delle regole. Poi sono d'accordo sul fatto che non può esserci, diciamo, una imposizione, quel 2 per 1000. Ecco, io, No, come infatti dire. non c'è l'imposizione, no? Questo Letta l'ha detto chiaramente, Sì, se tu puoi però. darlo alla Forza Italia, li dai, se vuoi dare il PD, li dai, se no non li dai a nessuno. Quindi. Se no va allo Stato. Se Se no no, va allo non viene Stato. devoluto Allo ai Stato. partiti e quindi non viene suddiviso appunto come avveniva prima. Poi arriva un Questo tassino. succede, Antonio, perché lo Stato è un fiume di denaro pubblico dove tutti quanti possono allungare la mano e prendere ciò che Ma non ce serve ne sono più loro. problemi di questi soldi nello No, Stato? no, Questo c'è la no, differenza. no, i soldi allo Stato ci sono, poi abbiamo anche il debito e abbiamo anche gli interessi sul debito, ma il fiume di denaro pubblico c'è. Quindi, a mio avviso, è necessario riformare lo Stato ponendo fine ad una realtà che si è rivelata inefficiente, corrotta, ed è quella dello Stato imprenditore. Lasciamo Che l'attività l'imprenditore, che l'impresa imprenditoriale. faccia l'impresa e che lo Stato non ci metta le mani. Esatto, quando noi prosciugheremo, come dire, questo forziere, questa vacca grassa, allora non ci sarà neanche, come dire, No, l'opportunità certo, non c'è più l'opportunità e quindi non per c'è più la allungare la mano. corruzione, questo Esatto. sicuramente, anche perché per la vacca non è più neanche così tanto grassa, magria, è un po' dimagrita un po'. No, siamo noi che siamo dimagriti, Noi noi siamo dimagriti cittadini. parecchio, noi Purtroppo cittadini lo sì. Stato continua ad essere una vacca grassa. Ma Dobbiamo prendere atto che in Italia c'è una situazione tragica. Parliamo di 12 milioni di italiani che vivono in condizioni di povertà, parliamo di 1000 partite IVA che ogni giorno chiudono,
Poi parleremo al telefono con un'imprenditrice che ha scelto un'altra forma di protesta. Bene, quindi in questo contesto dove soprattutto in ambito giovanile non c'è più alcuna possibilità né di lavoro ma soprattutto di prospettiva, il 40% dei giovani o sono disoccupati o sono inoccupati, la protesta evidenzia una cosa: basta che oggi in Italia chiunque faccia schioccare la scintilla che subito dilaga l'incendio. Quindi lei dice è bastato che i forconi tornassero in circolazione, sì, insieme agli autotrasportatori. Sì, forconi è una semplificazione giornalistica, sì, che è stato giustamente ricordato, è una realtà eterogenea. Dove assolutamente, ci sono, no, ma infatti noi nel servizio l'abbiamo detto, c'è di tutto. Esatto, ci sono tanti piccoli imprenditori dell'agricoltura, ci sono dei commercianti, ci sono degli artigiani. Però quando, possiamo far vedere le immagini degli studenti di Roma, perché io capisco, no, l'imprenditore che non ce la fa, capisco l'agricoltore, capisco, però quando vedo queste scene degli studenti all'Università della Sapienza di Roma che sposano la causa di questi manifestanti e fanno questo, non lo capisco più, Magdiala. No, questo è indubbio. Infatti queste infiltrazioni sono state ricordate varie forze politiche, ma ci sono i centri sociali, ci sono i Black Bloc, ci sono i Notav, ci sono anche tutte, le formazioni di estrema destra, ci sono Forza Nuova, Casa Paolo. Esatto. Allora, questo rischia di inquinare, di far venir meno quella che è l'istanza di fondo, che è la frustrazione della gente, la rabbia di tanta gente. Questo annulla la protesta della brava gente. Ci sono due punti che fanno sì che questa protesta oggi, a mio avviso, non durerà a lungo. È tutta una protesta, cioè è una evidenziazione, una enfatizzazione della denuncia di tutto ciò che non va, ma non c'è la proposta. Beh, loro dicono usciamo dall'euro, quella è una proposta. No, allora uscire dall'euro, diciamo, messa così, no all'euro, sì, è parte integrante della denuncia, certo, dell'euro. Quindi lei dice sono soprattutto distruttivi. Manca la proposta e manca il leader, un leader che riesca per la sua credibilità, per la sua, come dire, capacità di rappresentare questo insieme, di diventare anche l'interlocutore delle istituzioni. Perché se qualche politico vuole parlare con loro, con chi parla? Esatto, cioè, mancano queste due cose. Giusto. Però è un sintomo di un malessere profondo che è iniziato ora con questa modalità, anzi già dall'anno scorso Antonio Di Pietro ce lo ricordava, ma è una realtà che è destinata a crescere perché i problemi di fondo restano irrisolti. Anzi, è aumento. Sono totalmente solidale con Antonella Lattuada, perché uno Stato che allunga le mani nelle tasche dei cittadini e su 100 euro che hanno in tasca gliene porta via 70, 80, come dice Antonella. Mi scusi, la correggo, sono 80. 80? Sono 80. Cioè, come fa un imprenditore a sopravvivere con il 20% di ciò che guadagna? Cioè, questo... devo correggere ancora, mi scusi, perché a questo 80 lei deve aggiungere i costi bancari che sono sempre più pesanti, perché noi paghiamo tassi di interesse per il rientro dai fidi che arrivano anche al 16%, e questo glielo posso dimostrare quando vuole perché è successo a noi. Quindi tutto quello che dico, purtroppo, e sottolineo purtroppo, è basato su esperienze semplicemente di noi piccoli imprenditori. Noi con la nostra azienda l'anno scorso abbiamo chiuso il bilancio con una perdita di 45.000 euro, io devo pagare 36.000 euro di tasse. Qualcuno adesso mi deve spiegare io come posso fare con le banche che con il credit crunch proprio mi tagliano le gambe in qualunque azione, ok? Onorare questi debiti, ma certo, io ce la faccio. Trovo estremamente saggio quello che stanno facendo, perché il senso è questo. Che, quindi è giusto, lei dice, da parlamentare, è giusto pagare in ritardo? Che sia lo Stato a fare la cura dimagrante, non farla fare ai cittadini. Cioè è scientificamente... Allora, lei è un economista. Però è un economista. Lei è un parlamentare, Magdiala, mi sta dicendo che è giusto non rispettare un termine di legge? Allora, in questo caso sì. In questo caso sì. Perché è in gioco la sopravvivenza delle persone.
Lo Stato deve essere al servizio dei cittadini e i cittadini non possono essere ridotti a schiavi. Aspetti Antonella, aspetti un attimo. Quindi Magdi Alam le sta dicendo che lei fa bene, che voi fate bene, che è giusto perché lo Stato se ne approfitta e quindi è giusto rimandare il pagamento. È una legittima ribellione nei confronti di un sopruso. Mentre invece Scolari... Non è una posizione ideologica. Questo è importante dirlo ed è importante, e di questo ti ringrazio Adriana, che si faccia informazione corretta sul tema, e io mi auguro che in Italia e anche in Europa si accrediti finalmente una cultura del civile confronto, che io considero legittima, tra chi dice io sono per l'euro, voglio la prospettiva degli Stati Uniti d'Europa, perché credo in una scelta, che sì, è anche una scelta, se vogliamo, di vita filosofica, e chi invece dice io sono per il ripristino, il riscatto della sovranità monetaria e nazionale, e considero che la dimensione del localismo contrapposta a quella del globalismo sia l'ambito in cui posso sentirmi maggiormente realizzato. E tutelato. Allora, io dico, confrontiamoci partendo da dei dati, dai fatti, dai numeri, affinché la gente innanzitutto sappia, conosca la realtà. Io prendo atto che, e su questo invito tutti a condividere, che noi ci troviamo in una situazione che comunque impone il cambiamento. Cioè noi viviamo una situazione tragica. Sono d'accordo. Io considero che quello che noi stiamo vivendo oggi è la terza guerra mondiale di natura finanziaria, una guerra mondiale che ha dei numeri, dei costi e delle vittime. Dal 2007 al 2011 gli Stati Uniti, il governo degli Stati Uniti, ha speso denaro pubblico pari a 8.000 miliardi di dollari per prevenire il tracollo di banche e dell'industria automobilistica. A parità di valore, questa somma è il doppio di ciò che gli Stati Uniti hanno speso nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi parliamo di qualcosa di imponente. Ci sono stati nello stesso arco di tempo 30 milioni di disoccupati in più nel mondo. Parliamo di famiglie distrutte, parliamo di disoccupati. Quindi stiamo parlando di qualcosa che è strutturalmente un problema a livello globale, e l'euro in questo contesto ha una sua responsabilità e una sua specificità. È l'unica moneta al mondo che è stata emessa in assenza di uno Stato, e di conseguenza la Banca Centrale Europea, che non è una istituzione pubblica ma di diritto pubblico ma privata, non risponde nel suo operato agli Stati, non ha come finalità quella di promuovere lo sviluppo dei popoli ma la stabilità della moneta. A differenza della Federal Reserve in America, giusto? A differenza di tutte le banche centrali che rispondono direttamente ad uno Stato, sia che siano pubbliche, sia che siano come la Fed, che, esatto, è privata. Quindi in questo contesto noi dobbiamo prendere atto che oggi lo Stato in Italia, perché questo è quello che a noi interessa direttamente, si trova in una situazione paradossale. Lo Stato è costretto a indebitarsi emettendo titoli di Stato, che sono titoli di debito, per cui mediamente paga un interesse del 4%, per ripianare il debito. Noi oggi questo stiamo facendo, avete mostrato prima il grafico, parliamo di 83 miliardi di 2013, euro di debito all'anno a fronte di circa 2.100 miliardi di debito pubblico. E in questo contesto non c'è sopravvivenza. Noi stiamo in una situazione in cui paghiamo le tasse, paghiamo il più alto livello di tassazione reale al mondo, per continuare a pagare dei debiti che vengono
forzosamente contratti. Ti interrompo per questo, tu dici la BCE non può stampare moneta, giusto? E non ha come obiettivo quello di salvare gli stati. Non è nel suo mandato. Noi ci ricordiamo quello che è stato definito il bazooka di Draghi quando è arrivato Monti, no? A fine del 2011, all'inizio del 2012, Draghi ha fatto questo prestito a lunga scadenza di 1.000 miliardi alle banche, quelle italiane ne sono arrivate 255, con interesse bassissimo. Questo avrebbe dovuto dare un po' di ossigeno e in effetti lo spread si è abbassato quando è arrivato questo prestito. Sì, il problema è che le banche, ed è stato ricordato anche in precedenza, hanno sostanzialmente cessato di ottemperare a quello che è il loro ruolo istituzionale, cioè la raccolta del risparmio e il reinvestimento per lo sviluppo. Oggi siamo tutti quanti in sofferenza, sono in sofferenza le imprese, l'abbiamo sentito prima, ma sono in sofferenza anche le banche. Però anche negli Stati Uniti il tasso di occupazione è basso, nonostante tutte queste liquidità che è stata messa, quindi non è che è stato risolto. Qua mi dicono che ha i livelli minimi del 79, anche con tutti i soldi messi dentro, quindi forse il problema strutturale che dici tu non viene risolto solo con questa liquidità. Allora ci sono i livelli minimi, dici, nel senso che... a livelli minimi di disoccupazione come lo era nel 79, attenzione. Ai minimi del 79, anche con tutti questi soldi che sono stati messi. Sì, no, è chiaro, i problemi da affrontare sono diversi. C'è sicuramente il problema del costo della pubblica amministrazione che deve essere affrontato, ma ciò che oggi impedisce che si esca da un circolo vizioso dove ci si indebita per ripianare il debito, è l'assenza della moneta. No, è come se noi, l'ho detto anche in altre circostanze, fossimo uno straordinario parco di Ferrari che potrebbero vincere tutti i gran premi del mondo, ma manca la benzina. Sì. Il problema dell'Italia è che manca il denaro, le imprese sono sane. Ad oggi siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa, nonostante le vessazioni che le imprese continuano a subire a partire dall'alto livello delle tassazioni. Adesso poi sentiamo anche gli altri, però quindi tu dici una soluzione sarebbe quella di stampare moneta. Bisogna fare tre cose, bisogna riscattare la sovranità monetaria affinché lo Stato possa tornare a... Cosa vuol dire? Mi dica sovranità monetaria, cosa vuol dire? Sovranità monetaria, poi? Sovranità monetaria affinché lo Stato possa emettere moneta a credito. Quindi uscire, e non dall'euro, a debito. Uscire dall'euro. Ok, è la prima. Poi? Ecco, secondo punto, la nazionalizzazione della Banca Centrale d'Italia, che è privata oggi. Perché c'è un conflitto di interessi tra nel momento in cui il controllore e il controllato sono lo stesso soggetto. La Banca Centrale d'Italia oggi ha tra i suoi azionisti le stesse banche che dovrebbe controllare. Terza cosa? Il terzo punto è quello che diceva Antonio Di Pietro prima quando parlava della realtà in cui versano gli agricoltori, i contadini. Dobbiamo proteggere i nostri prodotti, il Made in Italy, da una concorrenza iniqua, sleale, dove in contesti diversi, dove le persone vengono ridotte a schiavi, noi ci ritroviamo in casa, e lo facciamo anche qui, il discorso di Prato è un discorso emblematico, perché quelli sono schiavi che vivono e lavorano in Italia da schiavi. Mettere dei dazi doganali? Fare tutto ciò che serve per assicurare che i prodotti italiani vengano salvaguardati in Italia e all'estero. Quindi vorrei ripartire dalla massaia. Che deve pagare il mutuo, esatto, sono tanti italiani. Allora, non bisogna essere dei fini economisti. Qualsiasi massaia si ricorda bene che con 1.500.000 lire una famiglia italiana viveva dignitosamente. L'equivalente in euro si traduce in una vita da poveri. Quindi c'è un problema che ha riguardato l'euro, poi sicuramente ci sono stati dei controlli che non sono stati fatti, ma di fatto nei primi 6 mesi del 2002 si è dimezzato il potere d'acquisto degli italiani. L'euro ha rappresentato un problema. Gli economisti, tra cui 6 premi Nobel dell'economia, ci dicono che il problema è l'euro perché è una moneta che non può essere unitaria in contesti economici diversi.
ciò che ha consentito all'Italia, che ha una sua specificità, il 95% del sistema produttivo in Italia è formato da piccole imprese, per la precisione da microimprese con meno di 10 dipendenti, e dove il rapporto con la famiglia è un rapporto fisiologico, perché sono a gestione familiare. In questo contesto qua, l'Italia ha avuto nella moneta flessibile la sua forza. No, ma io, cioè, non voglio parlare del passato, parliamo del futuro eventuale. No, allora, è quello il punto. Cioè, se noi, futuro eventuale, la bella, bella noi abbiamo. Eventuale, perché io non lo so se usciamo da lei. Perché se diciamo futuro. Adriana, noi abbiamo già vissuto questa esperienza nel 1992. Perché nel 1992 noi ci trovavamo in un sistema di cambio fisso, perché lo SME era un sistema di cambio fisso. A quell'epoca che cosa accadde? Monti, così come accade oggi, disse che qualora fossimo usciti dallo SME, i pensionati si sarebbero ritrovati per strada perché non avrebbero avuto. Schizzati. Allora, abbiamo avuto una svalutazione del 20% da subito, in una volta, ma l'inflazione si ridusse di mezzo punto. E l'Italia registrò un boom economico grazie al decollo delle sue esportazioni. Certo, perché conveniva ai paesi esteri comprarle nostre. Ed è stato l'ultimo boom economico dell'Italia. Quindi noi abbiamo già un'esperienza vissuta che ci dice chiaramente che, in considerazione della specificità del sistema produttivo italiano, dove sono tantissimi piccoli imprenditori che fanno grande l'Italia, e siamo stati fino al 2001 il primo paese manifatturiero d'Europa. No, no, questo l'ho capito. No, è importante dirlo. Certo. Però, importante grazie alla nostra specificità noi ci ritiriamo. Posso aggiungere che l'80% delle famiglie italiane ha comprato la casa con la lira, non con l'euro, pagando interessi a due cifre. Ma secondo Magdi Allam le rate del mutuo schizzano in alto, come dice Scolari, o no? Quello, allora, è chiaro che noi non torneremo ad una lira, se si chiamerà lira, sì, quello che è. Lira ad un cambio di 1936,27. Quel cambio ha rappresentato un tradimento per gli italiani. E chi l'ha fatto dovrà risponderne un giorno alla storia. Sì, ma arriviamo al dunque. No, sarà un cambio corrispondente al legittimo interesse della nazione, dove noi decideremo che il tasso di cambio mica lo decide lei, è sul no, mercato lo decide lo Stato, lo decide il mercato, no, perché il mercato lo valuta, lo no, decide scusi, lo scusi. Stato se lei vuole fare un tasso di cambio fisso lo decide lo Stato, se fa un tasso di cambio flessibile vuol dire che lo decide il mercato, certo. Ma anche il dollaro è sul mercato, mica lo decide il Presidente degli Stati Uniti. Noi parliamo di una moneta nuova che viene immessa sul mercato. Sul mercato. E vorrei qui aggiungere ad Antonio Di Pietro, che diceva che a proposito di stampare la moneta, che deve avere un controvalore. Antonio, noi questo controvalore ce l'abbiamo. L'Italia ad oggi è lo Stato più ricco d'Europa, e questa ricchezza non è dovuta alla lira o all'euro, ma è dovuta ai beni che noi possediamo, che noi produciamo e ai servizi di cui siamo capaci. Quindi l'Italia è uno Stato ricco nei cui confronti oggi si sta perpetrando un crimine epocale che ci sta trasformando in una popolazione povera.